No, non andare. Non No, andare via. no, 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 amore mio, sto qui con te, resto qui insieme a te, sta Mi tranquilla. sei mancata No, amore, no, tanto. Mi no, sei mancata no. tanto. Non voglio perderti di nuovo. Amore, sono qui, non me ne vado. Ma che stai dicendo, amore? Di chi parli? Io sono qui con te. Amore, amore, stai bene? Sì, mi sento in forze, perfetta, fantastica, come... come... è come se... Sì? No, niente, che mi hai dato per curarmi? Niente, non ti ho dato nulla, Davvero? niente di niente. Niente? Ma allora sei senza anima, non hai cuore, non ti No, occupi di me, non mi curi, non so beh, chi proprio mi ha curato spiegarmelo, allora? amore, dico davvero, So non lo chi l'ha so. fatto, le mie fatine. Ma forse è stata la medicina di Greta. Io sono qui, sono trasparente, faccio la bella dicendo? statuina. Trasparente, Greta, non tesoro esiste mio, sono qui! Di Greta, è l'unica spiegazione logica, è stata la Che medicina di Greta. bella che sei! Come un soffio celeste che mi ha attraversato Va l'anima. bene, amore, ma il medico ha detto che non stai bene, che devi riposare, rimettiti a letto. A letto, conto minimo, per favore. Allora, tu, chi ti ha detto di ammalarti perché non ti vuoi manco, metterti a letto, Chi te amore? l'ha insegnato? Amore, Ma non ti vergogni di fare certe che cose? Sto benissimo. Devi riposare. Aspetta, allora non disturbarmi. Dimmi, Non prego, ascoltare questo signore, ascolta la tua devi mamma. riposare. Amore, devi riposarti. Non voglio riposare, sto bene. Dove sono i miei figli? Dove sono i piccoli? Nella stanza dei ragazzi il medico ha detto che poteva essere rischioso. Che ha detto il medico? I bimbi devono stare con la loro mamma. I bimbi devono stare con la loro mamma. Capisco. I medici non capiscono perché niente. Non con la nonna. Beh, con la nonna non ci sono, con me nemmeno, perché io non li conosco i miei nipoti. Ma dove Facciamo sono? Una cosa, Conte Minimo, dimentichiamoci di questa lite. Ora ti chiederò quali sono le novità, sull'adozione, sul matrimonio. Facciamo finta che non sia accaduto niente, va bene? Avanti, parla. Questa è mia figlia, molto bene. E adesso, apri bene le orecchie e ascoltami, perché sono venuta da molto lontano per vederti. Conte Minimo, hai sentito? No, non ho sentito niente. Vedi, vedi, vedi che stai male e che non sei ancora guarita, lo vedi? Va bene, basta, dimmi quali sono le novità. Sandra, Sandra vuole portare via Roberta. Roberta, oh no. Ecco il mio amore. E come stai, Margherita? Conte Minimo, voglio parlare con Sandra, molto seriamente. Amore, amore, calmati e non esagerare. È l'unica cosa che ti chiedo. Ce la fai? Che? Eh? Che cosa? Di non cosa esagerare. Mi fai fastidirla? Non Non esagerare. farlo, lasciala in pace. Ma come Ce la lo fai? sopporti? Neanche ti rispondo. Ce la puoi fare, no? Non voglio che ci agitiamo. Qualche soluzione la troveremo, d'accordo? Bene, ma una che sia una è già tanto. Bello. Non farmi arrabbiare. Ma perché ti arrabbi? Ma perché dovresti farlo? Ti sto chiedendo Ciao, di stare calma. Come va? Basta. Può entrare la nonna? Oh. Una nonna con Ciao, quei capelli. Olivia! Massimo! Olivia! Flor, come stai? Bene. Guarda, ecco, i miei figli. Ti presento i nipotini. Guarda, questa è Anna Margherita. Margherita, Anna. È una che piange un po' troppo, guarda, sai. Flor, e certamente questa cosa l'ha presa dalla madre. Ma io però non piango così spesso. Ma senti questa signora. Adesso abbatto il tuo di albero genealogico. Sono tutti e tre così belli. Sono perfetti. E Franco è di sotto. Perché non sale? No, più tardi. Più tardi ti dico. Ora vado a salutare Nicolas. Dopo parliamo, Flor. Promesso. Se prendo Franco gli faccio vedere Ma le no, stelle, Flor, come può perché? farla soffrire Ma... così? Lo riduco a una polpetta. Ma dai, Flor, questa è una lite da ragazzi. Una lite lo da sai. Ragazzi, può signora essere. Anna, per favore, sono seria. Perché non se ne va a fare le sue faccende? I bimbi vogliono un po' di pace. E poi faranno pace sicuramente. Le riconciliazioni sono il meglio nelle storie d'amore. Hai ragione. Ma che bello vederti in forma. Vado a parlare con Sandra. Vengo anch'io. No, tu resti qui e cambi i pannolini. Datti una mossa, schizzinoso. Amore, in una casa piena di donne non intendo toccare un solo pannolino di più. Salve, dottore. C'è qualcuno? Ah.
i miei amori. Sembrate angioletti, sembrate angioletti. Io vi prometto che sarò sempre con voi. Sempre e comunque. Nessuno ci separerà, capito? Ti prego, sii buono, fammi parlare con lei. L'hai permesso con la strega, permettimi di farlo con lei. No, Margherita, è ben diverso, lo sai. No, Fatine. Per un momento ho creduto. Eppure, sento che c'è qualcuno. Margherita, ora basta. Lei si sposerà. Hai voluto aiutarla. Sono tutti felici. Mangeranno struzzi. Pernici. Struzzi, non correggermi. Dicevo, sono tutti contenti. Perché complicare le cose? Devi tornare su. Non puoi rimanere con lei. Lo sai, il tuo posto è qui in cielo. Coraggio, ritorna. Se mi gira ti regalo anche le ali, promesso. Mamma. Mamma. Chi c'è? Chi c'è? Va bene, hai ragione. Meglio che vada. Ciao, figlia mia. Mamma! Chi c'è? Qualcuno può dirmi che sta succedendo? Federico, sei tu? Che succede? Chi è là? Congo, che ci fai qui da solo? Chi ti ha messo qui? Anche tu senti qualcosa? Perché io sento qualcosa, ma non vedo niente. Non capisco. C'è qualcuno? Ti amo, Flor. E ti amerò sempre. Il mio cuore è con te. Ma promettimi che non ti sentirai mai più sola. Devi sapere che quando sentirai un inspiegabile profumo di margherite, significherà che la tua mamma è lì, vicino a te, che ti osserva e ti protegge. Questo profumo... Brava, sì, tesoro, sono io. Ti guardo e capisco che sarò sempre in debito nei riguardi della vita. Sii felice, te lo meriti, come nessuno al mondo. Sii molto felice, amore. Addio. Mamma! Mamma, dove vai? Mamma, tu sei qui con me! Sei qui.